Mancano pochi giorni, Sindaco, ormai al grande evento, la grande macchina organizzativa e questa grande sinergia attraverso un tavolo tecnico la Prefettura e con la stessa RCS, con questo scambio di informazioni. Ovviamente c'è l'aspetto agonistico, i principali ciclisti più famosi, importanti ciclisti nel mondo saranno qui ed è anche una grande vetrina per la città, perché 180 paesi sono collegati, in particolare l'attenzione ovviamente è sulle fasi dell'arrivo, quindi una grande occasione. Si ci dice RCS, i possibili contatti possono essere circa 1 miliardo di persone sull'arrivo di una tappa del Giro d'Italia, quindi una grande occasione per la divisibilità per la città di Brindisi. Vogliamo farci trovare preparati, quindi c'è un grande lavoro che abbiamo illustrato, i lavori pubblici che stanno risistemando le strade, in particolare via Appia, via Torpisana, parte di via Commenda, via Aldo Moro, insomma via Togliatti, e c'è anche un'organizzazione per l'allestimento del comitato di tappa che si troverà al seminario, e poi ovviamente abbiamo anche, chiediamo anche dei sacrifici ai cittadini, in particolare anche al mondo della scuola, perché moltissime scuole sono inserite all'interno di questo perimetro dei 4 chilometri di attraversamento cittadino, e quindi anche con le difficoltà del servizio di trasporto pubblico locale stiamo pensando di chiudere tutte le scuole a Brindisi il 9 di ottobre. Queste le principali notizie, però ecco, è un, ripeto, una grande festa di sport, una grande vetrina per la... Anche un po' un percorso a ostacoli, visto che la fase organizzativa combacia con organizzazione lezioni, il periodo Covid, quindi bisogna rispettare una serie di misure abbastanza restrittive, questo diciamo che ha reso tutto un po' più complicato. Beh sì, diciamo che con lo spostamento al 9 di ottobre c'è un, diciamo, un accavallamento di tutta una serie di iniziative. Abbiamo le elezioni, quindi l'approntamento dei seggi per questo fine settimana. Immediatamente dopo c'è la riapertura delle scuole, che è anche l'altro grandissimo tema su cui siamo tutti impegnati, e poi subito dopo l'arrivo del Giro d'Italia, quindi anche un grandissimo sforzo da parte di tutta la macchina amministrativa. A posto.